risulterà per il nostro campionato. Voi subito al settimo cielo, già pensavamo, divise da casa nuove, delle tutte della rappresentanza per andare vestiti alle trasferte uguali e soprattutto un pulmino. Dove? Chi è lo sponsor? Un'impresa di pompe fuori. Sì. L'altro giorno ero mio lotto, mi è caduta una pasticca, metà in casa la gita. Lui c'ha paura della grande concorrenza, così si sposa per corrispondenza. Il matrimonio si celebra a Piacenza, lui le aniera, lei le sua cosenza. No, perché io col Davide ci sono uscita, no? E da lontano le prospettive erano buone. Poi man mano che si è avvicinato, queste prospettive non sono cambiate. No. Sono rimaste le stesse. No. Ma ormai era tutto più semplice, si partoriva in casa. In Sardegna i miei nonni partorivano in casa. Mia madre è nata in casa. Tutto più semplice, si chiamava l'ostetrica, 10:30 a casa, 10:31 si faceva la porta, 10:32 un'altra cosa. È così che sono diventato stitico. Io da bambino ero talmente stitico che quando arrivava l'uomo nero si cagava addosso prima lui. Però anche dolce, mia nonna era dolce, voleva le tenere, faceva tutti quei versi che fanno le nonne ai bambini. Piselino piccolino che c'è qui. Solo che lei l'ha fatto anche durante la discussione della tesi. E invece, noi donne? No. Bagno schiuma, sciamo, balsamo, maschera, disco, durante. E dopo? Ah, ma noi dopo ci dobbiamo idratare, ma se ci pensate. Allora dico, non sono tipo di crema idratante? Oh, crema miso, crema contorno occhi, crema corpo, crema mani, crema piedi, ascelle, glute, gambe, ginocchia, piedi, unghie e cuticole di questa cippa. Campione della passata edizione, un po' perché ci siamo continuati a sentire ed è entrato un po' nel nostro cuore, voi lo ricorderete, il vincitore della 16ª edizione del premio Alberto Sordi torna sul palco del Masini, un grande applauso scrosciante per Claudio Sciara! Quest'anno ho 2 minuti di più, ma più comoda. Tutto così, L'ultima serata mi hanno menato, stasera va a rischio. No, non del cazzo, Claudio, dai. Dice che la prima volta non si scorda mai. Chissà, ascolta, gli ho lasciato 300 euro. Mi sono iscritto al primo corso di padel, ora de moda. Maestro mi ha fatto fare dritto e rovescio, dritto e rovescio, ha detto che sono bravissimo. Ha detto il saggio mese mi fa provare pure la racchetta. Va bene, dai, allora andiamo avanti perché la gara prevede altri conci stasera. Ho fatto un furlanito di 54 persone, capienza 100%.
Grazie! Sì. Evitava! L'autista, non so per dire. Sì, siamo qua perché fanno, cioè praticamente, ma non ho fatto con la frente. Cosa di fare? Vento, sempre vivente. Presente vivente! Figato! Faccio i protagonisti. Senti che sono mio, cosa fai tu? Gli 89 allora, ci sono tutte le... No, quello dice la gente uscire di casa, ragazzi, perché in chiesa da me la gente sta facendo così come uscire di casa. Anche mio padre è preoccupatissimo, ma l'ha detto a Cisio, ha detto dica Don Dante. Don Dante si chiama. Don Dante. Ma sono un po' preoccupato, caspita, la gente non viene più messa dopo il touchdown. Qui. No, lockdown. Questo va per chiusi dentro, dopo chiusi dentro, la gente fa fatica a andare a messa, la messa delle 11, la messa che ho portato, la gente non viene a messa, si sono passati notevolmente i dati audio. Messa. Audio.